Cioè, guardatemi in faccia. Mi sembro il tizio che ha la patente. Ebbene, ragazzi, però è vero, ce l'ho, ho la patente. E questa cosa è molto cringe. Ve la faccio vedere, ragazzi. Copro un po' di cose perché mi scoccio di mettere il blur in editing. Ed eccomi qui. Mamma mia, sto proprio malissimo. Ma ragazzi, vi devo narrare di quanto è stato difficile prenderla. E intanto, ragazzi, io sto per avviare un game su Rainbow Six Siege. Lo so che lo stavate chiedendo da tempo, quindi ho deciso di prendere al balzo sia l'occasione di narrarvi questa storia, sia di giocare un po' a Rainbow. Prima però di iniziare, ragazzi, vi ricordo esclusivamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo e su molti altri giochi. Faccio una velocissima premessa, ragazzi: non gioco a Rainbow da davvero tanto tempo, infatti sto giocando una non classificata, giocherò male, quindi ragazzi, giochiamo tanto per divertirci. Allora, ragazzi, a dirla tutta, io ho fatto 18 anni a febbraio, cioè il 19 febbraio del 2020. Ok, finalmente ci siamo. Allora, ragazzi, vi spiego. Fondamentalmente ci si può iscrivere a scuola guida anche quando si ha 17 anni e circa 10-11 mesi. Io in realtà non l'ho fatto, ragazzi, e infatti quando ho iniziato poi a studiare per la patente mi sono iscritto, avevo 18 anni e qualche mese in realtà. Dato che ho compiuto gli anni a febbraio, come vi ho detto, poi ho deciso di aspettare di finire la scuola, dato che ero al quinto, quindi di fare l'esame di maturità e poi in un secondo momento. Ma cosa è successo? Che hanno combinato? Che sono morti tutti i miei alleati? Niente Capcan, seri? Vabbè, sono morto, ragazzi, non me la posso mai glacciare. Uno. Due. Faccio schifo. Dai. Posso farcela. Mamma mia, che cosa ridicola. Sono scarsissimi questi. Vi dicevo, ragazzi, quindi faccio l'esame di maturità e mi iscrivo a scuola guida a luglio. Prendo quindi il mio fondamentalmente libro di scuola guida e inizio a studiare autonomamente. Perché siamo in tre? Sa di fatto che verso fine luglio riesco a farmi prenotare un esame ed effettivamente vado alla motorizzazione per fare l'esame del quiz. A dirla tutta, non mi aspettavo di passare, ma anzi, sono passato, ho ricevuto il foglio rosa con zero errori, che è davvero molto figo, tenendo conto del fatto che addirittura pensavo di non passare, quindi GG. Fino a qui, ragazzi, tutto a posto. Cioè, io avevo effettivamente il foglio rosa. Viene poi agosto e scuola guida, ragazzi, sta chiusa. Quindi per le guide se ne sarebbe parlato direttamente a settembre inoltrato. Ho un'idea. Ok, ci ho provato. Ciao, Fra. Ok, posso rianimarlo, dai. Ah, lo metto di fronte alla porta, queste cose me le ricordo, raga. Coprimi. Bella. Finalmente, ragazzi, verso la fine di settembre, la scuola guida mi dice che posso iniziare a fare le guide. E quindi mi prenoto per fare le prime guide. Devo essere sincero, ragazzi, io non avevo mai fatto guide in vita mia. Non avevo mai avuto l'occasione di portare l'auto. Attenzione che qui mo dovrebbe comparire il tizio. Carino, era headshot però. Quindi cosa faccio? Prenoto la mia prima guida, entro in auto. Il tizio mi fa andare in una zona abbastanza, diciamo, isolata. E fa: accendi l'auto. Io gli faccio: guarda, caro, io in realtà non so guidare proprio. E lui fa: nessun problema, accendi l'auto. Io allora faccio: ok, io accendo l'auto, allora vado. Lui fa: sì. Accendo l'auto. L'auto va avanti per un po'. Poi comincia a vibrare e si spegne. Io faccio: scusami, ma cosa è successo? E lui fa: vuoi premere la frizione? Ora non so, ragazzi, se voi siate o no avvezzi a utilizzare le auto. Però diciamo che quando accendi un'auto, a meno che tu non prema la frizione, quest'ultima si spegne. Ma io non lo sapevo perché non avevo mai guidato, non avevo idea di come funzionasse. Lui non me lo dice e si arrabbia perché non l'ho fatto. Praticamente 3 secondi prima gli avevo detto: guarda, bro, non so guidare. E lui mi dice: cioè, è così cringe questa cosa. Vai, vai, Frant, però qua, vieni. Devo glacciarmela? Ma perché finisce male? 27 di vita, figurati. GG. Comunque, ragazzi, davvero all'inizio ero incapace. Non sapevo fare una curva, non sapevo assolutamente concepire cose come il parcheggio. Cioè, veramente, poi io facevo cagare forte. Dopo circa 18 guide, che sono quelle che almeno l'autoscuola offriva, dicono che a breve, di lì a breve, avrei dovuto fare l'esame. Io non mi sentivo molto pronto, però loro avrei detto: no, guarda, non ti preoccupare, secondo noi ce la fai, sei bravo, puoi fare l'esame. Allora io mi fidavo di loro. Comunque, ragazzi, io cosa feci? Andai a scuola guida, tutto tranquillo, sicuro delle mie capacità. Mi trovai lì con altri circa 6 ragazzi. Ci dissero di andare lì verso l'una. Io quindi li raggiunsi. E proprio, ragazzi, all'1:10, quando io e tutti i ragazzi eravamo praticamente lì, cioè stavamo aspettando giusto l'ingegnere per iniziare a fare la guida, arriva un'email a scuola guida in cui c'è scritto fondamentalmente che l'esame è annullato causa Covid. Sì, ragazzi, credo che io sia uno dei pochi esseri umani al quale sia stato annullato l'esame di scuola guida. Certo che c'ho proprio gli alleati, Zappa la terra. Bella. Wow, io non l'ho visto proprio.
Non l'avevo proprio visto. Comunque, non mi perdo d'animo e aspetto per fare l'esame successivo. Intanto, ragazzi, credo che passino circa due mesi nei quali non guidai assolutamente. E infatti, quando poi ci avvisarono che di lì a breve avremmo dovuto fare un esame, io dissi, cavolo, non so assolutamente più guidare. Tranquillamente mi piazzarono l'esame e io questa volta mi sentivo un po' più pronto dell'ultima per farlo. Quindi il venerdì, ragazzi, io vado a scuola guida per fare la mia ultima guida prima di fare effettivamente lunedì l'esame. Peccato, ragazzi, che lunedì il nostro carissimo Vincenzo De Luca avrebbe parlato per decidere cosa fare della campagna, se lasciarla in zona arancione, zona rossa, e se avesse messo zona rossa l'esame sarebbe stato annullato, perché in zona rossa gli esami non possono essere fatti. E ovviamente cosa vi aspettate, ragazzi? Cosa potevo mai aspettarmi? Ovviamente Vincenzo De Luca decide di mettere zona rossa e il mio esame è annullato per Covid la seconda volta. Cavolo, già siamo in due? No, questo muore. Guaiù, ma non è possibile. Cioè, questi veramente servono per arracquare le percoghe. C'hanno dopo muoio. Distruggono, fra. Distruggono proprio. E ce l'ho pure a sinistra, sì, ciao. Vabbè, figurati. C'ha il disinnescatore, però. L'ha preso. Dov'è? Non ce la faccio. Non credo di farcela. Non so quanto tempo ci voglia, però forse ce la faccio. Clashata, serio? No, l'ho persa. Dai, me l'ero clashata. Vabbè, ragazzi, sì, ma ho fatto 12-3. Sto giocando da solo. Comunque, ragazzi, allora vi starete chiedendo quando diavolo ho preso la patente. Mamma mia, che panico. Ah, ma sono entrati proprio così, ragazzi? Beh sì, li hanno distrutti, raga, letteralmente. Provo a farmi il giro. Ah, ma questo... Bella. Aia. GG. Finalmente, ragazzi, il 25 gennaio mi piazzano questo benedetto esame della patente per la terza volta. Cioè, ragazzi, io credo di essere l'unico essere umano ad aver fatto circa 40 guide con la scuola guida. Mi piazzano l'esame, ragazzi, e io allora vado il 25 gennaio di nuovo a scuola guida. Stavolta, ragazzi, ero molto sicuro di passare l'esame perché ormai erano settimane che mi esercitavo, che guidavo, quindi andavo molto tranquillo. C'era un ma. Infatti, sì, ragazzi, cavolo, attenzione. Io credo che ci sia qualcuno qua giù. Io provo, stanno a fa casino tanto. Ok, 2 contro 2. Bella, l'ho visto. Serio? Gatto furioso. Vado di nuovo, ragazzi, quindi a scuola guida. Arriva stavolta finalmente l'ingegnere, che era in realtà una donna. La vedo e in realtà sembrava una tizia piuttosto autoritaria. Infatti, ripeto, quando l'abbiamo vista, io e i miei compagni abbiamo un po' storto il naso, perché abbiamo detto: questa, se ci facciamo spegnere la macchina una volta, ci boccia tutti. Sta di fatto che iniziamo a fare le guide. Il primo mio amico che effettivamente va a fare la guida se la cava piuttosto bene. Scende dall'auto e dice che in realtà l'ingegnere è piuttosto tranquilla, quindi non fa troppi problemi. Sta di fatto che non succede la stessa cosa col mio secondo amico, che entra all'interno dell'auto, fa un esame di 1 minuto e mezzo, ritorna e dice: ragazzi, sono stato bocciato. Però effettivamente dopo 1 minuto e mezzo ha detto: senti, guarda, torna dagli altri tuoi compagni e mi spiace, l'esame non lo puoi passare perché secondo me non sai guidare. Quando abbiamo saputo questa notizia, me e gli altri miei amici che stavamo aspettando il nostro turno, ci è tipo gelato il sangue, perché abbiamo detto: diciamo che la tizia boccia più di quanto ci aspettavamo. Arriva quindi il terzo mio amico, va a fare l'esame, sta un buon 10-15 minuti, però anche lui succede una cosa strana. In pratica, quando avevi passato l'esame, l'ingegnere ti passava un foglio e ti faceva fondamentalmente scrivere, quindi, bella fra, ti faceva scrivere il tuo nome e questo ti permetteva poi di effettivamente completare la procedura di approvazione dell'esame. Questo nostro amico, vediamo che una volta che si è fermato davanti a noi, non firma il foglio, scende e ci dice: ragazzi, sono stato bocciato anche io. Anche lui, perché aveva sbagliato una cosa durante la guida. Perché, non lo so, aveva tipo fatto una frenata troppo brusca, qualcosa di questo tipo. Arriva finalmente il mio turno. Dopo una persona approvata e 2 bocciate, diciamo che io non mi sentivo più così sicuro. Tra l'altro abbiamo vinto. Faccio il mio esame, ragazzi, tutto procede a gonfie vele, finché la tizia non fa: ok, facciamo un parcheggio S in mezzo a 2 auto. Sono il primo in classifica? No, ho 5 kg, una morte, vabbè, ci sta, dai. Ragazzi, faccio il parcheggio, ma lo sbaglio, colpisco con la ruota il marciapiede. Io lì, ragazzi, sbianco, dico: ok, mi boccia, è fatta, devo rifare l'esame. Ma l'ingegnere fa: tranquillo, riprovaci. Io quindi, ragazzi, con la massima calma del mondo, metto la prima, riesco da dove mi ero inserito, rimetto la retromarcia, mi giro con la testa e rifaccio il parcheggio. Lei quindi dice: ok, va benissimo, tranquillo, possiamo andare, torna al punto di incontro. Dopo aver ringraziato, noto che lei non mi passa il foglio per firmare. Io quindi in quel momento dico: no, cavolo, lo sapevo, quel parcheggio sbagliato mi è balza la bocciatura. E invece no, mi passa la penna, mi passa il foglio e scrivo il mio nome, metto la firma
E quindi Fortnite Gamer ha finalmente ricevuto la patente. Questo è quanto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like se volete altre storie così. Io, ragazzi, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi anche tutti i prossimi video che arriveranno su diversi giochi: Fortnite, Minecraft, Warzone e Rainbow Six. E noi boys ci becchiamo alla prossima.